Ciao a tutti, oggi faremo Accidentally Love the Counting Crows, ma ovviamente più conosciuta come colonna sonora del film Shrek. Iniziamo subito. Per l'introduzione potete utilizzare in questa canzone sia la distorsione che il suono normale. Quindi andate nel dodicesimo tasto della seconda corda. Scendete al decimo e all'ottavo, in questo modo. E risalite al decimo, in questo modo. Due volte. E quando cambia, bisogna fare. Quindi ripetendo queste tre note. Rifacciamolo a velocità della canzone. E questo due volte. Quando poi nella parte successiva dobbiamo fare dodicesimo tasto, decimo, ottavo, quinto. Terzo, a vuoto, poi il secondo tasto della terza corda, a vuoto della seconda corda e il primo tasto della seconda. Quindi rifacciamo. A velocità normale. Dopo questo pezzo c'è la parte col basso che potete farla anche voi. Dovete pizzicare la sesta corda e premere il secondo, il primo a vuoto, poi secondo e terzo tasto, in questo modo. Per gli accordi sono sempre gli stessi, non cambiano. Iniziamo dalla strofa. Sono il Sol, Do, di nuovo Sol, Mi minore, La e Do. In questo modo. Dopo questa parte c'è di nuovo il basso che rifà la stessa parte. Perfetto. Nel ritornello invece dobbiamo fare il Sol, La minore, Do, Re, in questo modo. Ripetuto due volte, dovremo fare di nuovo Mi minore, La maggiore e Do maggiore. Quindi rifacciamo il ritornello. Ovviamente ricordatevi che dopo ogni pausa c'è sempre quella parte. Ok. Nella variazione invece dovete fare il Mi minore, il Do e poi Sol, La minore, Sol, La minore, Do, Re. Vi faccio sentire piano. Quindi poi in velocità viene questo. E
di nuovo il ritornello. Perfetto. E successivamente c'è la parte dove gli strumenti suonano leggermente e l'arrangiamento per questa canzone dovete suonare il Sol, Do, Mi minore e Re, ma pizzicando in ordine quarta, seconda, terza e quarta corda, in questo modo, prima col Sol, quindi quarta, seconda, terza, quarta, terza. Questo per tutti e quattro gli accordi, vi verrà in così. Per due volte, come avete potuto vedere. Successivamente c'è di nuovo la parte dell'introduzione, ma questa volta si finisce ad un certo punto, ve la faccio sentire. Fino a qui, poiché successivamente, non so se siete riusciti a sentirla, c'è una bellissima parte di chitarra che potete fare sia con la distorsione sia magari col suono normale. Io sinceramente preferisco farla anche con un suono più duro, ma non con la distorsione. Dovete in questo pezzo dovete pizzicare il quindicesimo tasto della seconda corda, diciassettesimo e quindicesimo della prima, così. Per due volte. Nella terza volta dovete fare quindicesimo, diciassettesimo, quindicesimo della prima e pizzicando la diciassettesima fare una distorsione. Si ritorna al diciassettesimo e al quindicesimo della prima. Quindi così. Da questa parte invece dovete fare, quando ritornate al quindicesimo tasto, dovete suonare il diciannovesimo della prima, come se faceste il bend. Vi faccio sentire tutto da solo. Ovviamente voi potete arrangiarlo come volete. Questo è l'esecuzione perfetta dell'assolo, quindi è uguale a quella suonata nel video. Se voi volete modificarlo, ovviamente non sono qui a fermarvi. Il tutorial di oggi finisce qui e al prossimo video.